Amici pescasportivi, ben ritrovati su Surfcasting TV e su Pesca Video. Quest'oggi siamo a Posada in Sardegna per dedicarci a una sessione di pesca, oserei dire da beach legging, anche se lo scirocco che sta soffiando alle nostre spalle sta provocando qualche leggera onda. E comunque è una tipica serata di fine estate. In mia compagnia Mario Lianas, Carlo Verterano e Giovanni Solinas tenteremo di prendere le prede tipiche di questo periodo. A luce proveremo con qualche aguglia, qualche lecciastella, poi man mano che calerà la sera proveremo con qualche oratella, qualche mormora, quindi tenteremo la pesca di galla con canne più leggere e la pesca alle mormore a fondo con canne medio pesanti. Proveremo anche la distanza, perché a volte, nonostante il periodo, i pesci possono pascolare a una distanza superiore ai 70-80 metri. Intanto ringraziamo la Surf Italy che ci ha messo a disposizione una batteria di canne che stasera proveremo, e durante la serata, man mano che ci sarà l'occasione, presenteremo le canne che questa azienda ci ha messo a disposizione. A più tardi, ragazzi. Cari amici pescasportivi, questa è la Gibilterra, una tre pezzi della Surf Italy, una canna abbastanza potente, 100-200 grammi e il suo range di lancio, molto bella, molto rigida nel manico, abbastanza rigida anche nel fusto, una canna, se vogliamo, anche dalla serigrafia cattivante, con una lavorazione nella legatura degli anelli molto ben fatta, molto ben rifinita. Gli anelli sono Fuji Alconite della serie K, quindi diciamo siamo al top anche per quanto riguarda l'anellatura. Una canna che è lunga 4,50 m, quindi in linea con quelli che sono gli standard di noi pescatori. La canna, come ho detto, rigida nel manico, inizia progressivamente a cedere un po' nella parte del fusto e poi, nonostante possa lanciare anche 200 grammi di piombo, come potete vedere ha una cima molto elastica. Questo ci permette, oltre che di raggiungere delle distanze importanti, anche di vedere le tocche più deboli. Questa, ragazzi, è la Gibilterra 200, e questo pomeriggio iniziamo con questa canna e tenteremo un approccio distante, diciamo così, intorno ai 100-110 metri dalla battigia, perché notiamo che c'è una bucata dove probabilmente ci sono anche delle alghe in deposito ed è lì che proveremo magari a tentare qualche oratella diurna.
eccoci qui pronti per il lancio. Come potete notare, braccioline non troppo lunghi, 60-70 cm, flotterati. Questi li innescheremo con del coreano per cercare l'elecciastella. Il nylon della lenza madre è dello 0,28. Come potete notare, visto che c'è ancora molta limpidezza, io uso le tecnosfere in modo da creare, diciamo, meno riflesso possibile dentro l'acqua. Questo è il bracciolo che lavora in alto, l'asola alta. Poi abbiamo un bracciolo centrale, anch'esso non è molto lungo. Se avete notato, in alto, nel bracciolo alto, ho usato un pop-up colorato giallo, mentre qui sto usando un pop-up rosso. Questo perché il pop-up, a mio parere, a mio avviso, il colore del pop-up deve abbinarsi al tipo dell'esca, deve sembrare in acqua un tutt'uno. Calamento lungo 2,50 m circa, piombo da 3 once, leggero, per una canna leggera, ancora tecnosfera sotto, un filo un po' più grosso, mentre per i braccioli intermedio e alto ho usato un filo dello 0,16, qui sto usando un filo dello 0,24 e un amo numero 6, sempre ad occhiello, a cui innescherò chiaramente mezzo americano oppure un pezzo di cannolicchio alla ricerca di qualche oratella, alla ricerca di qualche mormora. Quindi non ci precludiamo di sondare anche il fondo, tenteremo i pesci di galla, come ho detto poc'anzi, le ciastella, le aguglie, magari qualche sugarello che ha voglia di girare in diurna. E poi, dato che la spiaggia ha un digrado molto importante, il fondale ha un digrado molto importante, di notte possono avvicinarsi anche le occhiate, gli sparlotti, le sparlotte, e poi chiaramente non trascuriamo le mormore e le oratelle. La mangiata, ragazzi, c'è un pesce importante. La mangiata che avete visto prima. Questa canna ha già innescato filetto di cannolicchio, nell'amo di giù, invece nell'amo in alto avevamo innescato un mezzo americano. Abbiamo cercato la distanza con la gibilterra, c'è stata una bella mangiata, il pesce sta combattendo chiaramente. Abbiamo cercato la distanza e la distanza per il momento ci ha premiato, speriamo di poterlo vedere anche fuori. Wow, ragazzi, questa è Sardegna, ragazzi, eccola qui, una bella orata all'americano. Guardate, ragazzi, l'ho mangiato al labbro. Questa è Sardegna, ragazzi, è meravigliosa. Ci abbiamo creduto, con la gibilterra abbiamo effettuato un lancio che arrivava sugli 80-90 metri. Ed eccola qui l'orata, il primo bel pesce della serata. Un'orata che sarà più di mezzo chilo, ragazzi. Queste sono le prede che ci può regalare il mare della Sardegna. Eccola qui. Eccolo qua. La gibilterra
ha fatto appieno il suo dovere. Diciamo che è una canna anche fortunata, ragazzi. Eccolo qua, il nostro amico Giovanni, con una bella leccia stella. Mattina, mattina. E cosa ha mangiato Giovanni? Plotter coreano. È un classico? È un classico. Classico, classico della leccia. Ragazzi, non ha ancora fatto buio, guardate che bella leccia. Leccia stella. È classico di questo periodo, pop up, fili leggeri, fili sottili, un innesco di coreano ed ecco la leccia. Già un'orata e una leccia sono nei nostri secchi, ma è inutile che lo ripeta. Questa è la Sardegna e queste sono le canne della Surf Italy, anche fortunate se vogliamo. Bravo Giovanni! Siamo in compagnia di Carlo. E questo pomeriggio Carlo ha a disposizione la Beach Specialist, la 5090. 5090 significa che ha questo range di azione, ma cosa particolare, questa canna tipica del beach legging ha in dotazione due cime intercambiabili, una appunto che lancia ai 50 grammi e l'altra cima che lancia i 90 grammi. È sempre chiaramente un prodotto Surf Italy, una canna dedicata proprio a questi periodi dell'anno, cioè i periodi di fine estate, autunno, la tarda primavera, dove in condizioni come queste, specialmente quando è ancora al giorno, andiamo alla ricerca dei pesci come le leccia stella, come abbiamo detto prima, le aguglie e tutti i pesci che amano mangiare, nutrirsi nelle ore di luce, diciamo. Io chiederei a Carlo, che è già un po' che ha questa canna in mano questo pomeriggio, cosa ne pensa? La prova della canna è risultata una canna sensibilissima, leggerissima soprattutto, quindi si può utilizzare anche canna in mano per fare piccole trainette sotto riva, offre un lancio praticamente che non pesa la canna, nel senso che con 80 grammi si riesce ad arrivare a distanze di 60-70 metri, dove con questo tipo di mare, questo tipo di temperature, questo tipo di periodo si riesce alla mare mormore d'Italia e anche mormore non d'Italia, ma comunque la sensibilità rimane bellissima, e quindi ripeto, si può utilizzare in qualsiasi condizione di mare, ovviamente senza abusare della leggerezza della canna, comunque permette dei lanci quasi perfetti in condizioni di mare piatto, cercando grufolatori che in questo periodo dell'anno si avvicinano alla costa. Quindi diciamo che la Beach Specialist Carlo la promuove a pieni voti? Sì, pienamente. Io vorrei far vedere alcuni particolari di questa canna. Come potete notare è anellata Fuji, anelli in pietra alconite. Ci sappiamo che la Fuji fa delle cose veramente eccezionali. Parlavamo di questa cima, guardate quanto è morbida questa cima, ragazzi. Ecco perché Carlo diceva è possibile andare alla ricerca anche del pesce più piccolo, del pesce che è ancora il più sensibile in assoluto. Noi vediamo la tocca, è una canna veramente riuscita, una canna nella sua leggerezza compatta, perché ci permette, come diceva Carlo prima, di poter pescare da zero, praticamente dal gradino di risacca e sino a 70, 60, 70 metri in assoluta tranquillità, con la consapevolezza di avere in mano un attrezzo che può farci notare anche le tocche più piccole, anche le tocche più sensibili. Un'altra volta complimenti alla Beach Specialist e alla Surf Italy e bravo Carlo che si è prestato per questa sessione di pesca a provare le nostre canne.
Allora? Posso dire che si sente che è una meraviglia, è veramente sensibilissima, veramente molto bella, molto bella. Il pesce in canna si sente perfettamente in qualsiasi istante. Bella. Insomma, la Powered 130, anche lei è una canna fortunata. Mi piace, diciamo che mi piace. Complimenti alla Selfitali allora. La sento già mia. Eccola qui, un'oratella di discrete dimensioni. Interessante, via, la serata ci fa interessante. Cari amici, eccoci qua in chiusura di questa battuta di pesca. Come dire, la spiaggia di Posada ci ha premiato, sono venute belle orate, qualche mormora, qualche lecciastella, insomma quello che andavamo cercando. Certo, non è una pescatona, però c'è da tener conto anche che in questo periodo siamo a fine estate, i pesci sono ancora disturbati dai turisti, dai bagnanti, però Posada non ha tradito, non ha tradito Posada e soprattutto non hanno tradito le canne della Surf Italy. Allora ringrazio gli amici che sono venuti a trovarmi, Mario, Carlo, Giovanni, salutate se volete e alla prossima avventura pesca. A tutti. Ciao ragazzi.